Giocheresti anche gratis, ma non lo fai. Hai agenti, manager, avvocati. Però lo faresti. Il modo in cui scarti l'avversario e riesci ad andar via. Con quelle incredibili finte. Quei fantastici cambi di direzione. Ti piacciono i dottori, perché ti aiutano a ristabilirti in fretta. Un americano vive in media 76 anni. La vita media di un giocatore di football professionista è di 58. Non è facile rinunciare al 20% della tua vita. Hai bisogno d'aiuto. Naproxen, Indometacin, Meloxicam. Metti le ciabatte perché non puoi piegarti per allacciarti le scarpe. Hai 26 anni e per giorni dopo la partita ti trascini come un vecchio. Spalla lussata, sterno ammaccato, vita livide. E la colpa è solo tua. L'unica cosa che ti interessa è sopravvivere. Come va, Mitt? 13 operazioni al ginocchio. Quando finirà tutto questo? I legamenti dell'alluce sono così lacerati che dopo la stagione avrai bisogno di un intervento. Fino ad allora ci avvolgi tanto di quel nastro che l'equipment manager ti ha dovuto fare un buco sulla scarpa. Per farla calzare. Gli aghi, le pillole. Il fatto che per 6 giorni alla settimana riesci stento a camminare. Lo rimuovi. Devi farlo. Perché se riflettessi che giocare questa partita ti costerà 18 anni della tua vita, non giocheresti neanche un altro down.